Amici miei, mi sono rotto il mignolo della mano destra. Che palle, eh? Oggi vi racconterò come è successo, come influirà con il canale e come influirà con la mia vita. Diciamo subito che ci sono andato sfortunato perché è proprio la mano destra. È il mignolo, sono steccato, non posso muovere proprio la mano, non posso scrivere, non posso scrivere al computer, non posso fare davvero niente, ma nemmeno le attività quotidiane. Cioè, quando ti fai male, capisci davvero che tutte le attività che fai normalmente, che dai per scontate, realmente non lo sono. E hai difficoltà a fare davvero tante cose. Paradossalmente non riesco in questo momento nemmeno a tagliare del cibo, cucinarmi, eccetera. Ma com'è successo? Allora, praticamente ieri ero in parco a fare il mio solito allenamento, stavo facendo trazione, quindi stavo allenando i muscle up, il front lever, le trazioni, eccetera. Quando mi chiama un mio amico e mi chiede cosa stessi facendo e cosa volessi fare dopo. Mi propone di giocare a basket e allora io non rifiuto, dico vabbè, facciamo un po' di attività cardio e divertiamoci nel frattempo, andiamo a fare una partitella a basket. Così subito dopo allenamento, senza nemmeno lavarmi appunto perché poi dovevo sudare nuovamente, senza nemmeno fare il post workout né niente, andiamo al campetto insieme e ci mettiamo a giocare. Mentre giocavo, anzi prima di giocare, praticamente nei primi 5 minuti della partita, mi arriva un passaggio che prendo male e mi fa male al mignolo, cioè come quando prendi male appunto la palla che è bella pesante, la palla di basket, finisce sul dito e lo torce, diciamo così. Niente di grave al momento, mi chiedono se stessi bene, ovviamente rispondo sì e continuo a giocare. Gioco per ancora 20 minuti circa, in cui comunque riuscivo a palleggiare, a tirare a canestro, riuscivo a ricevere altri passaggi, riuscivo a passare il pallone, però man mano mi accorgevo sempre di più che queste cose le facevo con difficoltà. Mi guardo le dita, chiedo al mio amico: ma secondo te è normale o secondo te si è rotto? E lui dice: guarda, io non lo so, comunque è bello gonfio. Lì per lì comincio a prendermi un po' d'ansia, allora do il cambio al primo ragazzo fuori campo che vedo e corro subito a casa a mettere il ghiaccio. Indeciso se andare in ospedale o meno, comincio a vedere comunque che si stava davvero ingrandendo tanto, cioè era più grosso dell'anulare. È praticamente il doppio rispetto all'altro mignolo e poi stava cominciando a diventare anche viola, si stavano cominciando a formare degli ematomi. Allora decido di andare in ospedale, in un ospedale di Milano. È un'esperienza davvero brutta perché entro alle 8 ed esco alle 3 del mattino. Praticamente riesco a fare le lastre subito, la visita ortopedica subito, tuttavia poi per dei problemi organizzativi al momento di fare poi il secondo controllo con l'ortopedico e di andare a vedere i risultati delle lastre, passa davvero davvero tanto tempo e appunto si è fatto mattino. Io in realtà avevo il dito molto nero, lo avevo molto gonfio, ma notavo che pian piano riuscivo a muoverlo sempre di più. Quindi pensavo fosse una contusione o una lussazione o non so, ma non mi aspettavo assolutamente che si trattasse di frattura. Tuttavia, appena entro stanco morto dall'attesa, sfinito dentro la stanza con l'ortopedico, lui guarda le lastre, anzi lei guarda le lastre e mi dice che c'è una frattura. Che palle! Fortunatamente non era scomposta, era semplicemente in realtà, credo, com'è che si dice? Infrazione, come quelle lì delle auto, il che vuol dire in realtà microfrattura, ovvero che l'osso si è spezzato ma non del tutto. Allora subito optano per steccarmi il dito, eccolo infatti steccato. A quanto ammonta la prognosi? 30 giorni. Dovrò tenere appunto il dito così per 3 settimane, 21 giorni, dopodiché dovrò andare di nuovo lì, me lo libereranno, mi faranno una fasciatura tra anulare e mignolo, dopodiché, dopo altri 10 giorni dovrò rifare di nuovo le radiografie, le lastre e dovrei averlo completamente libero e dovrei fare appunto la riabilitazione. Che palle, è davvero davvero tanto tempo ed è un problema perché comunque sembra una cosa da niente, ma in realtà incide molto con le mie attività quotidiane. Banalmente, anche realizzare questo video, ecco, lo sto realizzando, ma non so, non ho idea di come lo monterò. Perché montare solo con la mano sinistra non credo sia possibile.
molto facile, ecco, anche perché non sono per niente ambidestro, la mano sinistra praticamente è come se non esistesse, è proprio monca. Fortunatamente però sono previdente e ho sempre un po' di lavoro messo da parte già realizzato, quindi in realtà se questo video lo farò uscire regolarmente un martedì, poi dovrebbe uscire un altro video dopo 2 settimane, il 2 martedì dopo, e quello ancora dopo dovrei avere il tempo di realizzarlo perché dovrei avere di nuovo la funzionalità della mano. Però che palle anche dal punto di vista anche universitario e del lavoro, ecco, scrivere una dieta o sbobinare scrivere qualsiasi cosa, insomma, diventa un problema, quindi mi sa che diventerò bravissimo ad ascoltare e memorizzare quello che è semplicemente ascolto, perché mi sa che è l'unico modo che ho per studiare. Per scrivere le diete non ho proprio idea, forse userò la dettatura vocale. Cucinare, fare la spesa, pulire diventerà un grosso problema, non ho ancora pensato a come risolverlo. E invece dal punto di vista allenamento mi sa che dovrò stare proprio un mese fermo. Magari farò degli allenamenti semplicemente per le gambe oppure delle lunghe passeggiate, gli addominali. Insomma, questi qui penso di poterli continuare a fare senza alcun tipo di problema, ma tutto quello che invece riguarda l'upper body, ovvero la parte superiore del corpo, mi sa che dovrò mollarla per un mese. È davvero un peccato perché ultimamente stavo migliorando davvero tanto sulle flessioni in verticale, sulla verticale stessa, sui muscle up e anche sul front lever, che cominciavo a tenere per qualche secondo in più. Davvero un peccato, mi sa che tra un mese ricomincerò, non dico da zero, ma un bel po' indietro. Vabbè dai, sono cose che capitano, poteva andare peggio, poteva andare sicuramente meglio. Speriamo si risolva nei più brevi tempi possibili e speriamo non incida troppo sulla mia forma fisica. Dannazione, stavo ottenendo degli ottimi risultati dal punto di vista della definizione, però ahimè, mi sa che dovranno rallentare per forza. E vabbè, diciamo che mi sono davvero rotto il mignolo. E non solo.